Torniamo a seguire il campionato giovanissimi nazionali Under 15 Lega Pro. L'undicesima giornata è il derby tra l'Arezzo e il Livorno. Livorno, che è la formazione capolista, si trova infatti in testa alla classifica con 24 punti, 8 vittorie e 2 sconfitte. Non ha mai pareggiato una formazione allenata da Stefano Brondi. L'Arezzo, che sta facendo comunque molto bene, si trova a quota 15, quarto posto in classifica. Un Arezzo che finché ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, e dunque si annuncia una gara sicuramente interessante con l'Arezzo che cercherà di fermare la corsa del Livorno. Allargata all'indietro per Fazzuoli, che va ancora all'indietro dal portiere Casini, sul quale sta arrivando Durante. Casini va in mezzo. Mattini scavalcato, poi Nardi. Mattini ruba palla, parte da solo Mattini, parte da solo Mattini, il pallonetto! E l'Arezzo ha il vantaggio, gol dunque di Mattini! Ci ha creduto, ha rubato il pallone! E l'ha messo dentro con un gran pallonetto. L'Arezzo sblocca il derby, 21 minuti, un gol meritatissimo da parte di Mattini, che ha fatto una gara straordinaria per generosità, per palloni recuperati, per volontà. Ci ha creduto su questo pallone, ha vinto il rimpallo, è partito da solo col portiere Neri, che era a metà tra il limite dell'area e la porta. E Mattini poi ha sganciato anche un gran pallonetto, con il quale ha portato in vantaggio l'Arezzo al 21° minuto. Dietro, Giupai. Palla verso Verdelli, attenzione, Martelli nella rigore. Non è riuscito a controllarla e poi a servire Verdelli, anzi a servire Anselmi, che si era trovato a sinistra. Attenzione alla ripartenza del Livorno con Milano. Fazzuoli in chiusura, Milano, Arezzo scoperto, Milano lo supera, Milano in area di rigore. Palla, porta vuota, Lovaglio, c'è il pareggio! Il pareggio del Livorno al 26° minuto, proprio con Lovaglio, entrato in questa ripresa. Anche lui è entrato molto bene in partita. Qui l'Arezzo, che forse era salito con troppi giocatori, ha preso il contropiede su un'occasione a favore, sul calcio di punizione. Siamo dispiaciuti, insomma, del risultato, però i ragazzi hanno fatto una gara sulla prestazione ottima, quindi ci sta. Le partite come queste, quando si giocano con squadre che sono lì in posizione di prima classifica, si sa che ti mettono in difficoltà. Quindi noi siamo stati bravi, soprattutto il primo tempo, all'approccio alla gara, a differenza di domenica scorsa. Si è tenuto bene il campo. Siamo stati fortunati nell'episodio del gol, poi nell'episodio invece del gol del Livorno mi dispiace che a difesa schierata si è preso un gol che non dovevamo. Però ci sta. Soprattutto dare una punizione a favore, no? Perché Sì, ma ci lavoriamo la settimana su queste transizioni, però capisco che ancora nei ragazzi non è facile riuscire a mettere dei concetti di tattica preventiva, però noi continuiamo a lavorare sperando di riuscire ora nel proseguito del campionato di fare un buon ritorno, perché fino adesso, ecco, abbiamo dimostrato di potersela giocare con tutti e penso che dobbiamo farlo.